Amici di Android Blog, siamo allo stand Acer del Mobile World Congress 2014. Partiamo da questo splendido ologramma per andare a focalizzarsi su il nuovo prodotto presentato in occasione di questa fiera. Parliamo di Acer Liquid E3 e andiamo a vedere questo prodotto, che presenta alcune particolarità a partire dallo sblocco che, come vediamo, segue l'accelerometro con questa specie di effetto onda. Andiamo poi a vedere le caratteristiche fisiche del terminale. Monta un processore quad core da 1.2 GHz è equipaggiato con una fotocamera da 13 megapixel a posteriore, con il flash LED e l'autofocus e il secondo microfono per la soppressione dei fusci. Già che siamo sul posteriore, vediamo questo pulsante, che è un pulsante smart, andremo a vedere tra un attimo a cosa serve. Su questo lato invece vediamo lo slot di espansione per la micro SD che va a espandere la memoria. Qua abbiamo il bilanciere del volume. Sul frontale abbiamo la fotocamera principale, con una particolarità unica nel comparto smartphone attualmente, cioè il flash frontale per i famosi autoscatti. Sulla parte superiore abbiamo il tasto di blocco, sblocco, accensione e spegnimento, e il jack da 3,5 per le cuffie. Sulla parte sinistra i due slot per le SIM, in quanto questo terminale è dotato di tecnologia dual SIM. Andiamo adesso a vedere il display, che è un 4.7 pollici HD IPS, mentre la fotocamera di cui abbiamo parlato prima è una 2 megapixel. Entriamo nell'interfaccia personalizzata di Acer. Possiamo vedere i tab delle app e dei widget separati. La versione di Android che equipaggia questo modello è la 4.2. andiamo a controllare per sicurezza. Acer ci ha assicurato che verrà aggiornato a KitKat in tempi non ancora conosciuti. Come detto, la versione di Android è confermata. Andiamo, già che siamo nella parte di impostazioni, a cercare un attimo la memoria del dispositivo. Su storage, tanto all'interfaccia della batteria l'abbiamo vista, su storage la capacità interna totale da 4 GB, come detto espandibili. Andiamo ora a vedere, intanto vi faccio notare come sono particolari anche il design dei tasti frontali in scocca e non sul display. Andiamo a vedere come funziona questo pulsantino che abbiamo visto dietro. È un pulsante personalizzabile per quanto riguarda la short press, la pressione corta. Noi abbiamo deciso di aprire la galleria e, come avete visto, una pressione corta corrisponde a un'apertura della galleria. Se usciamo oppure anche solo stando qua teniamo premuto a fondo, si apre la telecamera. Questa funzione non è personalizzabile, ma la telecamera con la pressione lunga verrà sempre aperta. E se premiamo ancora una volta il pulsante dietro e scattiamo una foto, quindi anche la posizione del pulsante dietro ci permette di effettuare scatti con il dito in posteriore sotto la fotocamera, come detto. E questo processore non meglio conosciuto, non mancheremo di indagare, sembra fare girare tutta la UI decisamente bene. Lo schermo è abbastanza bello, però abbiamo trovato un po' scarsa la luminosità generale, nonostante la definizione sia comunque accettabile, perché è un HD spalmato su un 4,7 pollici. E per ora direi che è tutto su questo Acer Liquid E3 dal Mobile World Congress. Un saluto da Alessio per androidblog.it.